Si chiama Naomi Beckwith e pensate che è la prima donna afroamericana al Guggenheim Museum di New York, di Nuova York, di La Grande Mela, The Big Apple, come gli stessi americani usualmente utilizzano dire. E pensate che questa bellissima donna afroamericana andrà a sostituire la vice direttrice, la quale sarebbe accusata di razzismo. Ok? Si tratta, ripeto, della prima afroamericana a ricoprire un incarico di questo tipo nella storia dell'istituzione e in quella del paese stesso. Entrerà in carica a partire dal giugno del 2021. L'anonima ha fatto già scalpore non solo per le sue origini afroamericane, ma perché arriva a seguito di pesanti accuse di comportamenti razzisti indirizzate al museo in questione, e in particolare a Nancy Spector, la vice direttrice della quale andrà a prendere il relativo posto. Insomma, inizia, diciamo così, con polemica l'ingresso di Naomi all'interno del Guggenheim Museum di New York, The Big Apple, La Grande Mela. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro italiano, un narratore italiano.